possibilità occupazionale. Si dice che l'amore comincia con parolone, continua con paroline e finisce con parolacce. Lo sanno bene i protagonisti della storia d'amore più tormentata tra i palazzi della provincia di Agrigento, Eugenio D'Orsi e i suoi ex alleati, in primis PDL e Grande Sud. E pensare che tutto era cominciato nel migliore dei modi, con una vittoria pasciuta alle elezioni. Tutto lasciava presagire a una legislatura stabile e piena di soddisfazioni. Poi, per un verso e per un altro, qualcosa si è incrinato. La convivenza è più complicata, si sa, e ben presto fa dimenticare il colpo di fulmine. D'Orsi si ritrova oggi al termine di una legislatura altamente criticata dai suoi ex sostenitori in consiglio. Ma la carrambata inaspettata è giunta dai vertici dei partiti come una doccia fredda. Miccichè, Berlusconi e Lombardo, prima amici e poi nemici, oggi sono di nuovo amici. Lecito dunque chiedersi se alle prossime provinciali di maggio, con D'Orsi candidato alla presidenza, si possa tornare tutti insieme. L'abbiamo chiesto direttamente a Raffaele Lombardo, leader del Partito dei Siciliani. Beh, i nostri alleati, se vorranno essere nostri alleati dovunque in Sicilia, perché non si vota soltanto ad Agrigento, mi pare che si vota anche a Catania, si vota a Messina, si vota a Ragusa, si vota a Siracusa, si vota a Palermo. I nostri alleati, se vogliono la nostra alleanza, dovranno dare il loro consenso al nostro Eugenio. Oppure, pazienza, ci troveremo su fronti diversi da tutte le parti, ma io credo che non gli conviene. Le parole di Lombardo suonano quasi come un avvertimento. Se ad Agrigento non si sosterrà Eugenio, come lo chiama lui, l'MPA trarrà le proprie considerazioni. Di certo molto dipenderà anche dai risultati di febbraio delle politiche. Intanto D'Orsi rincara la dose. E non abbiamo chiesto la candidatura a nessuno, c'è un certo signore di Canicattì che si sbraccia per dire che io non sono il candidato suo, ma nessuno gli ha chiesto di candidarmi, quindi la finisca e pensi ad organizzarsi, perché lo ricordo soltanto per la corsa che ha fatto, cioè quella del Gambero. 5 anni ha lavorato per candidarsi a sindaco, dopodiché è scappato perché evidentemente non aveva la forza e la tenuta politica per farsi. Dice che la mia amministrazione è stata incapace, io lo metto a confronto con tutte le cose che si sono fatte in precedenza, e così possiamo parlare di che cosa è stata la mia provincia dal 2008 ad oggi. Lo stesso politico di Canicattì ha condiviso con me 2 anni, oppure qualcuno di Porto Empedocle con me è stato 4 anni e mezzo. È facile oggi dire non condivido, non è che non hanno condiviso l'azione del mio governo, non hanno condiviso l'alleanza che l'MPA ha fatto col PDL, ma in ogni caso io continuo a chiamarli alleati, perché con me sono stati alleati insieme alla gente per portare avanti quelle tante buone cose che abbiamo fatto per la provincia. Però non lo saranno nelle prossime provinciali. Ma veda, lei è convinto di questo? Io no. Il signore di Canicattì dovrebbe essere Ivan Paci, capogruppo al Consiglio Provinciale del PDL, che nei giorni scorsi e non solo ha confermato la linea dura nei confronti di D'Orsi. Indipendentemente dagli accordi ai piani alti, secondo Paci non sarà D'Orsi il candidato del PDL e non a caso in questi giorni si è mosso Santino Lopresti. Il signore di Porto Empedocle invece dovrebbe essere Orazio Guarraci, ex Grande Sud, oggi Voce Siciliana, la corrente di Michele Cimino staccatasi proprio per l'alleanza con Berlusconi. D'Orsi però non demorde, ostentando una certa sicurezza nei confronti dei nemici, che a suo dire torneranno amici per forza di cose. Chissà che D'Orsi non abbia letto Oscar Wilde quando dice perdona i tuoi nemici perché niente li fa arrabbiare di più. E gli arrabbiati fuori e dentro la provincia sono davvero tanti. La politica abdica in forma quasi...